sempre Lillo Bonfatto. Vediamo un primo attacco e si registra la prima occasione. E per lui 3 giornate di squalifica rimediate. Attenzione, e arriva un cartellino. Attenzione, Perrone entra in aria, buona la sterzata di Perrone, per l'arbitro tutto a posto. Il gioco si è sviluppato soprattutto nella metà campo dello Sciacca. E adesso attenzione, tiro ancora di Licata, dello Sciacca, pallone in avanti di Locascio e l'arbitro ammonisce il numero 3, il numero 5 di Mercurio. Vediamo, ecco, c'è un calcio di rigore. Ortiz contro Amata, parte Ortiz, spallo spiazzato de gol, gol Ortiz, l'argentino Ortiz. Pallone per Iraci, tentativo, ma esce Keba, fa sua la presa. Licata, pallone in avanti, a cercare il numero 8, Cernienko. Fricano in avanti, alla ricerca di Iraci. Tenta Iraci e pallone deviato. Calcio d'angolo per lo Sciacca. Vediamo sul pallone con Cialdi Iraci. Ma Keba, bravissimo. Piccola analisi. L'US Mazzaria 46, a mio parere, molto bene. Padre di casa che però insomma sta giocando una bella partita. Adesso è Iraci. Pallone al centro. Attenzione, bravissimo Galfano. Un Licata che invece è avanzato di almeno 10 metri. E quindi buono il tiro di Lima. Se profavare, vedremo. Punizione, tiro forte, ma tiro insomma che non ha preso il giusto effetto. Terzo Ortiz, attenzione. Pallone in avanti e per poco Lima. Adesso Perrone è passato. Attenzione. E tiro e gol! Gol! Perrone, gol! Una buona compagine. Pallone in avanti, attenzione Keba. Poi sul colpo di testa di Iraci, cercava di portarsi in avanti, di alzare il baricentro. Il Mazzara 46 invece, dopo il vantaggio di Ortiz, attenzione. Attenzione, un fallo però insomma commesso da Sekan. Vediamo, tiene il pallone. Buono il pallone di Cernienko per Angileri. Angileri, prova Angileri e il tiro del numero 5 di Mercurio. Ancora Cernienko. Pallone per Perrone, ha messo il pallone al centro e Perrone, battuta di prima, però ha trovato un portiere, un difensore avversario. E adesso proprio in questo istante si conclude il primo tempo di US Mazzara 46 Sciacca. Una squadra attrezzata per dire la propria in questo campionato, dove Amata con i pugni, calcio d'angolo invece per il Mazzara 46, sempre Licata. Buono il pallone di Licata, alto dei difensori in barriera. Attenzione, de gol! E l'arbitro però annulla. L'arbitro, vediamo.
Non sappiamo. È un, insomma, un bel rompicapo, perché da una rimessa laterale il pallone, insomma, è gol invece, è gol di Ortiz. Terzo gol ai padroni di casa, ai giallorossi del Mazzara 46, che ricordiamo van sul 3-0. Gol, i due gol, giusta, la dice Bertoglio, occasione, l'abbiamo ribattezzato il derby del pesce. Attenzione, pallone deviato, però bravissimo Keba, ecco, pallone in avanti, Sekan, passando il turno, però nelle due partite la, diciamo, il Mazzara 46. E arriva proprio in questo momento il tipo fischio, quindi West Mazzara 46 batte Sciacca 3-0.